Nel mio ricettario ci sono tantissime ricette, ma nella prima pagina c'è sempre lei, la crostata di marmellata, una ricetta scoperta qui in Italia. E il tipico dolce su cui vado sicura, piace alla mia famiglia, ai miei ospiti. Adoro il suo profumo appena sfornata, con la marmellata fatta in casa e ingredienti genuini. Buongiorno, oggi condivido la mia crostata, cambiata esteticamente dalla ricetta classica. L'impasto lo preparo con il Bimby, ma voi potete usare qualsiasi impastatrice o anche farla a mano. Ecco gli ingredienti: 5 uova, 200 g di burro, 200 g di zucchero, 500 g farina e marmellata quanto basta. Ho separato il rosso delle uova dall'albume, questo non lo butto mai, ma preparo le spumiglie, ve le mostrerò in un altro video prossimamente. Ho iniziato a preparare quindi la mia pasta frolla. Ho inserito i tuorli d'uovo, il burro morbido, lo zucchero e la farina, impostando il mio Bimby per 3 minuti velocità spiga. Se c'è necessario, aumento o diminuisco i minuti in base alla morbidezza del burro. Il risultato finale deve essere comunque compatto. Riunisco la pasta frolla, poi taglio un quarto della pasta frolla e la copro con della pellicola trasparente per la cucina. Faccio altrettanto per l'altro pezzo. Fatto ciò, la lascio in frigorifero per 15-20 minuti. Ora per registrare questo video ho dovuto ridurre l'attesa, infatti come vedete l'impasto è ancora morbido. Ma voi seguite il consiglio della mia ricetta. Superato quindi il tempo, ho preso la mia teglia rotonda con la carta da forno e ho steso alla pasta frolla il pezzo più grande con l'aiuto di un cucchiaio. Se vi risulta l'impasto più duro, lo potete fare anche con un mattarello. Una volta stesa su tutta la superficie, aggiungo la marmellata. Ogni volta che preparo questo dolce, ovviamente uso la marmellata che ho in casa. Non è mai la stessa, mi piace variare. Dopo aver messo la marmellata, non mi resta che prendere l'altro pezzo di pasta frolla più piccolo e coprire la crostata. Io per scelta personale la grattugio sopra la marmellata. Per rendere l'idea è proprio quello dell'effetto sbrisolona. Riordino poi i bordi con una forchetta e poi metto in forno la mia crostata per 35 minuti a 180 gradi. La profumata crostata dal profumo buono è un vero piacere per il palato ed è pronta per essere servita e gustata. Voi che ne dite di questa piccola modifica? Vi aspetto nei commenti e se vi va scrivetemi la vostra ricetta. Sceglierò una delle vostre proposte e la prepareremo in un altro video. Ora vi saluto e vi aspetto lunedì prossimo con un nuovo video. Se vi è piaciuta la mia proposta di oggi, condividetela sui vostri canali social. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, lo potete fare ora, attivando il campanellino per non perdere le prossime novità. Grazie e a presto!